La Sulmonese Ofena ottiene la prima vittoria stagionale al Pallozzi, prevalendo con un netto 5-1 in Coppa Italia contro la Virtus Ortona. Rispetto all'11 iniziale di domenica scorsa non ci sono Bigencomer, Tuzzi, Bovino, Favilla e Di Carlo. Vengono inseriti Vergari, Tarsilla, Di Toro, Lorenzetti e Zazzara. In avanti confermato il duo Moro del Conte. I biancorossi giocano con la voglia di imporsi, con uno scatto d'orgoglio per archiviare la scialba prestazione di domenica in campionato. Moro e compagni si mostrano subito incisivi. Al sesto minuto, traversa colpita da Del Conte, servito da Zazzara. Gli ospiti si vedono al quarto d'ora con l'ex del Sulmona Fedele, che costringe Vergari alla deviazione in angolo. L'estremo difensore Peligno, ancora protagonista al 23esimo, con una respinta con i piedi sul tiro dalla distanza di Grossi. Al 34esimo la Sulmonese Ofena passa in vantaggio. Con un preciso lancio Tarsilla riesce a servire Moro, che in aria non perdona, portando i suoi in vantaggio. Sei minuti dopo arriva il raddoppio sugli sviluppi di un corner, sviluppatosi in seguito ad una deviazione di D'Argento su tiro di Del Conte. In area raccoglie l'invito da calcio d'angolo Dorazio, che di testa insacca in rete. La prima frazione di gioco si chiude sul 3-0 grazie ad un tiro vincente di Zazzara. Ad inizio ripresa, doppio cambio nella Virtus Ortona. Il tecnico Stefano Bellet toglie Di Marzio e Colesanti ed inserisce Micolli e Dragani. Dopo 5 minuti si verifica un episodio da rigore proprio su Dragani, fermato in area da Dorazio. L'arbitro varanese Di Chieti assegna la massima punizione. Dal dischetto batte lo stesso Dragani, ma è bravo Vergari a parare. Al quarto d'ora Vergari dice ancora no a Dragani, respingendo un suo tiro. Al 34esimo c'è il 4-0 della Sulmonese al termine di una bella azione, tacco di Moro per Zazzara ed assist per la testa di Moscetti, che sigla il poker. Al 37esimo ci prova per la Virtus Ortona Dragani con un colpo di testa. Due minuti dopo appoggio di Moro in aria per Zazzara, che sigla la doppietta che vale il 5-0. Al 90esimo esatto termina a terra Dragani, con l'arbitro che giudica falloso l'intervento di Moroni, che viene espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto si porta a Fedele, che realizza il gol della bandiera. Finisce 5-1 per la Sulmonese Ofena, un risultato che permette di qualificarsi al secondo turno di Coppa Italia e che soprattutto restituisce serenità all'ambiente.